Dobbiamo dire che il buon umore è uno stato d'animo fondamentale per il nostro benessere psicofisico. Ma quanto sono importanti le parole? Che ruolo hanno nella nostra vita? Allora, oggi iniziamo con la prima parola, autostima. Allora, salvo Noè. Buongiorno. Buongiorno. Psicoterapeuta, che cosa significa autostima e perché è così importante la parola? Perché la parola pronunciata soprattutto con convinzione diventa stato d'animo e quindi comportamento. Ecco perché noi diciamo che la parola diventa corpo. È importante le parole che utilizziamo. Anche quando ci capitano delle cose negative, dobbiamo essere bravi a utilizzare quelle parole che ci portano a una soluzione, che ci portano a uno stato d'animo positivo e quindi ad attivare, a stimolare il buon umore e quindi tutti i neurotrasmettitori che entrano in circolo per farci trovare soluzioni. Perché quando attiviamo il piacere, attiviamo creatività e quindi soluzioni più facili ai nostri problemi, alle sfide che la vita ci propone. Ecco, salvo Noè, ma quando si perde l'autostima? E in che modo si perde? Beh, l'autostima io la definisco il sistema immunitario della coscienza, perché ti permette di sviluppare le tue qualità migliori e di fronteggiare meglio le sfide della vita. Quindi, in qualche modo, quando crediamo in noi stessi, quando diamo valore alla nostra vita, parola fondamentale è il valore che diamo alla nostra vita, quindi valorizziamo la nostra vita, noi sviluppiamo un senso di capacità, di potere, di possibilità e questo ci permette di attivare più autostima. Ma ci sono anche dei killer che possono entrare in gioco, i cinque killer come li chiamo io, che sono il primo è l'ansia, non ce la farò mai, quando uno si dice delle parole che vanno contro di te e non con te, in quel caso già attiviamo un abbassamento dell'autostima. L'altro per esempio sono i paragoni, noi ci paragoniamo sempre agli altri, gli altri sembrano sempre migliori di noi e così via, questo abbassa l'autostima. E poi... E questi sono i social ad esempio. Sì, i social hanno attivato un meccanismo molto di giudizio, di paragone, e questo molte volte non ci fa bene, perché vediamo sempre che l'altro è meglio, è più efficace. Invece ognuno di noi viene al mondo per realizzare la sua unicità. E noi dobbiamo essere bravi ad accarezzare le nostre venature e non a paragonarci. Un altro killer è il perfezionismo. Quando vogliamo essere perfetti, quando vogliamo fare tutto in maniera ossessiva, quello è un altro killer. L'invidia è un altro killer. Quando noi vediamo un'altra persona magari che fa qualcosa che veramente vale la pena di lodare, invece di essere contenti del prossimo, siamo invidiosi. Invidiosi. Quindi, ecco, invece quando abbiamo un eccesso di autostima, che cosa accade? Accade quello che si chiama in gergo tecnico egotismo. Sono le persone che hanno un narcisismo spinto, quelle che sono le persone arroganti, che pensano di avere sempre ragione e pensano di sapere tutto. E io dico che quando tu pensi di sapere tutto sei già morto, perché non hai più nulla da imparare. E siccome noi veniamo al mondo per imparare, dobbiamo essere bravi a farlo ogni giorno anche attraverso le difficoltà, perché attraverso le difficoltà l'autostima viene potenziata. E l'altro killer ancora è il lamento. Quando noi ci lamentiamo di tutto e per tutto, rischiamo di abbassare molto l'autostima perché attiviamo un meccanismo di calo d'umore. E allora concludiamo la biologia del buon umore con la prima citazione della prima parola, autostima. Prego. Sì, c'è una frase di Erich Fromm che dice: ognuno viene al mondo per dare alla luce se stesso. E io aggiungo: noi siamo nati per fiorire e dobbiamo fare in modo che questa fioritura avvenga ogni giorno. Grazie, salvo Noè. Grazie a voi.